la dispersione, contrastare l'abbandono scolastico, favorire l'innalzamento del livello di istruzione e il successo scolastico formativo dei giovani costituiscono gli obiettivi del progetto di cui oggi si parla. Complesso e articolato è stato il percorso individuato con interventi ad ampio raggio che hanno coinvolto tutte le componenti del sistema scuola a livello organizzativo, metodologico e didattico, ponendo al centro di tutta l'attività l'alunno con il suo diritto ad apprendere. I giovani che frequentano le nostre scuole saranno in futuro alcuni nuova classe dirigente, altri tecnici dell'industria, altri educatori e quant'altro. Molti avranno ruoli meno importanti nella società. È importante però che tutti escano dalla scuola con un bagaglio culturale il più ampio possibile. Oggi il tema principale è quello della dispersione, ma quanto detto nel contesto della dispersione fa in modo che questa parola, così non parlo del disagio, si trasformi in un'altra parola che ha più significato rispetto a non lasciare indietro nessuno, ed è quella della inclusione. E quindi non includere è una perdita secca, non solo il non disperdere, ma fare in modo che tutti partecipino a quel sistema scolastico di così grande. Disagio oggi si travesta, si mimetizza, si mischia alla cosiddetta normalità, ma siamo anche convinti che sempre di più sia un fenomeno multifattoriale e anche sfumato. Le percentuali che abbiamo analizzato e visto dalla bibliografia corrente lo danno come un fenomeno in crescita. Quando parliamo di disagio scolastico parliamo di difficoltà relazionali, parliamo di difficoltà di apprendimento dei giovani a scuola, parliamo di difficoltà di condotta. Oggigiorno gli studenti lamentano l'incapacità degli insegnanti di capire e di comprendere i loro problemi, gli insegnanti riconoscono di incontrare difficoltà nello stabilire un rapporto con i giovani. Non solo ci sia nella scuola il sapere, ma anche il saper fare. Insisto su questo concetto perché molte aziende pubbliche e private, quando assumono giovani, hanno bisogno di avere giovani che anche oltre al sapere sappiano fare. Ripeto, iniziative come queste secondo me vanno nella giusta direzione, perché vanno ad integrare quella che è la preparazione scolastica tradizionale con iniziative, attività, sperimentazioni volte ad essere più pronti ad affrontare il mercato del lavoro. Intanto sono qua per testimoniare che è possibile comunque studiare e svolgere attività ad altissimo livello. Ho fatto ragioneria 5 anni di studio e anche di nuoto. Diciamo che quello che uno deve pensare per prima cosa è fare una scelta, non si è comodità, scegliere una cosa che vi piace, che vi ispira e poi comunque cercare di portarla fino in fondo. Ed è possibile, senza impazzire comunque, riuscire a coniugare lo sport a questo livello con lo studio. Per finanziare ormai nella scuola degli interventi bisogna affidarsi anche o soprattutto a quelli che sono i finanziamenti che arrivano da altri enti. In questo caso e in particolar modo nell'Emilia Romagna ci sono una serie di finanziamenti. Questo è uno dei progetti finanziati da